Per Elisa, il caso Claps, trama ed anticipazioni della nuova fiction Rai. Per Elisa, il caso Claps è la nuova fiction targata Rai, che ripercorre il tragico caso di Elisa Claps. Nel corso della stagione autunnale la fiction con Giacomo Giorgio inizierà ad andare in onda, e si partirà dall'inizio della vicenda, fino al ritrovamento del corpo senza vita, a distanza di 17 anni. Per Elisa, il caso Claps, la trama della nuova fiction Rai. Come suggerisce lo stesso nome, la fiction per Elisa, il caso Claps è una serie true crime che racconta la storia di Elisa Claps, brutalmente assassinata a soli 16 anni. Il 12 settembre 1993 inizia la storia, quando Elisa esce di casa salutando suo fratello Gildo ed assicurandogli che tornerà entro mezzogiorno. La destinazione della ragazza sedicenne è la chiesa locale, presso cui si sta tenendo la consueta messa domenicale. Nella chiesa della Santissima Trinità, Elisa incontra Danilo Restivo. Da quel momento, la ragazza sparisce e nessuno ha più sue notizie. Poco tempo dopo partono le ricerche, dato che tutti i familiari erano certi che Elisa non si sarebbe mai allontanata spontaneamente da casa. Dopo quasi due decenni, i resti del corpo della giovane vengono ritrovati nel sottotetto di quella stessa chiesa, in cui si era recata per l'ultima volta. E dove aveva incontrato le ultime persone che l'hanno vista viva. Nel 2002, a Bournemouth, sulla costa inglese, viene trovata assassinata Heather, madre single di due ragazze, e le modalità del suo omicidio ricordano molto quelle di Elisa. Ad aiutare le due figlie dopo l'omicidio della madre è il loro vicino italiano Danny, il cui nome per intero è proprio Danilo Restivo. È proprio il principale sospettato dell'omicidio di Elisa. A questo punto, ovviamente, i sospetti non fanno che aumentare. Per Elisa, il caso Claps, il cast e quando inizia. La fiction su Elisa Claps dovrebbe andare in onda nel corso dei primi mesi autunnali. Si tratta di uno dei prodotti di punta della prossima stagione televisiva della Rai, e di conseguenza dovrebbe essere trasmessa prima della fine del 2023, a meno che non ci siano stravolgimenti del palinsesto. In merito a questo dettaglio sicuramente arriveranno maggiori informazioni, nel corso delle prossime settimane. Nel cast ci sono tanti volti già conosciuti al pubblico delle fiction Rai e non solo. Infatti, c'è Giacomo Giorgio, ma anche Gianmarco Saurino, che i telespettatori hanno potuto apprezzare come attore in Doc nelle tue mani. Ci saranno anche Bianca Nappi ed Anna Ferruzzo. Per scoprire nel dettaglio quali attori interpreteranno i personaggi, bisognerà attendere ancora un po' di tempo. Secondo quanto è trapelato fino a questo momento, la fiction sarà trasmessa in tre prime serate, ma ovviamente deve ancora essere stabilito il giorno della settimana in cui andrà in onda. Voi che cosa ne pensate? Vi sembra interessante questa nuova fiction e credete che la seguirete oppure no? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.